Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Ender Lilies, Quietus of the Nights. Un gioco che è uscito il 21 di giugno del 2021, costa attualmente 24,99 su Steam e la prima cosa che mi viene in mente, che mi è venuta in mente guardandolo, è questo sembra davvero un mix tra un Dead Cells, perché le meccaniche un po' da, come dire, platform, da Metroidvania. Ci sono, ma qui è come se mixassimo tutti questi generi, tutti questi giochi con un vero Souls, come anche lo è Salt and Sanctuary. Ma andiamo a provarlo. E lo proviamo in modalità tastiera, per quanto questo gioco sia fortemente consigliato l'uso del mouse. Il gioco è in italiano e narra la vicenda di questa bambina, adesso andremo a vedere, che ha una peculiarità, e ve la dico dopo il video. Finalmente ti ho trovata. Discendente delle Vestali. Riesci a sentirmi? I disegni sono molto belli, ha preso anche degli ottimi voti, devo dire, dai vari siti del settore. Ci sono poi dei luoghi che possiamo visitare, che sono una sorta di panchina, che sono in pratica i falò, i vari santuari di Salt and Sanctuary, dove possiamo livellare, dove ripartiamo quando moriamo e dove possiamo equipaggiare le abilità. Abilità che sono importanti perché la peculiarità, stavo dicendo, di questo personaggio è quella che può assimilare le abilità dall'uccisione dei boss. Il tuo corpo non sembra avere problemi. I disegni sono bellissimi. E come dicevano anche le recensioni, ci sono delle ambientazioni veramente incredibili. Questo è il cavaliere che ci difenderà. Sei sorpresa? Ci ha svegliato. E dire che la perdita del mio corpo fisico è strettamente legata alle vestali. Ricordi cosa è successo a questo regno? Tremiamo, un po' stile manga qua. Hai perso i ricordi anche tu, eh? O anime. Per prima cosa usciamo da qui. Sarà meglio che tu veda con i tuoi occhi la situazione là fuori. Va bene, andiamo e vediamo. Con il tasto Z si salta, col tasto X si colpisce e col tasto C si scivola, insomma è una sorta di schivata. In alto a destra vedete la mappa in pieno stile Dead Cells, ma tanti altri. Beh, ci sta già spiegando quello che è. X attacca, come vi ho già detto. Ah, praticamente, ok, è il cavaliere che attacca per noi. Non è lei che attacca direttamente, ma sono i. Aia. In alto a sinistra invece vedete la vita. Col tasto A usiamo quelle che si potrebbero identificare come le fiaschette. Tasto B ci spostiamo. Sì, c'è da imparare un attimino i tasti, bene, perché sulla tastiera potrebbe non essere troppo agevole. E in effetti forse serve molta abitudine perché sul pad sicuramente viene meglio. Questa è bella, questa meccanica non che sia originale, ma dobbiamo schivare il nemico perché lui ha lo scudo. E ha il suo pattern d'attacco ovviamente. Ok, si salta e si attacca, in questo caso. Allora, dobbiamo saltare. No. Quindi praticamente saltiamo. Abbiamo saltato, abbiamo attaccato, ma. E quindi. Attaccato, abbiamo attaccato, ma devo capire come salire lì sopra. Perché vedete che ci sono dei puntini rossi nelle varie schermate. Vedete qui si sta attaccando questo coso qui. Chissà se magari non riusciamo ad abbatterlo. No, si muove soltanto. Vabbè. Col tasto F possiamo shiftare tra due barre di abilità, come vedete in basso a sinistra, ma
ma al momento possediamo solo quella. Da qua possiamo tornare indietro perché scopriamo che nel mondo precedente c'era una via in alto. Solo che probabilmente non l'abbiamo vista, in questo gioco inutile dirvelo, c'è molto backtracking, quindi la possibilità di tornare indietro e trovare altre zone. Andremo poi a sbloccare, no, direi che non l'abbiamo trovata, chissà dov'è. Avremo comunque, vabbè, la possibilità di trovare più avanti il doppio salto, ed è questo appunto il motivo per cui vi dico che il backtracking in giochi come questo è importantissimo, perché ci troviamo di fronte a molte situazioni dove alcune aree saranno inaccessibili, assolutamente inaccessibili, e dovremo attendere di avere l'abilità giusta per poter accedere alle zone successive. Sì, ma ho capito, ma non me lo fa attaccare. Sì, adesso sì. Ma non riesco. Onestamente. ZPX. Ah, mi devo aggrappare. Ok. Abbiamo capito subito. Ok, e si aggrappa. Ok, qua sopra invece è un po' più tosta, ma forse ce la facciamo. Aia. Ovviamente questi sono i classici giochi che mi sputtanano enormemente, perché poi mi tirano il culo per giorni, dove io muoio in modo ignobile. Speriamo di non doverlo, di non dover morire. Musica davvero molto carina, ci sono le classiche iscrizioni. Cara Sigrid, voglio che tu dia l'amuleto alla Bianca Vestale lì con te, la prassi comune, ma sono sicuro che la magia protettiva al suo interno la difenderà dalla minaccia degli impuri. Anche se distrutta, la barriera può rigenerarsi, ma è un potere che solo una Bianca Vestale è in grado di esercitare. Mi affido a te, Irin. Va bene. Premi tab durante il gioco per aprire il menu e avere accesso ai diversi elementi di gioco. Ok, qua abbiamo i nostri dati. Il capitolo dove ci troviamo, il tempo di gioco, lo stato personale, quindi con il livello, i punti vita, le preghiere disponibili, le impurità, che sono una sorta di anime, la forza, l'efficacia delle preghiere, i residui che abbiamo raccolto, che sono dai consumabili, insomma, che si useranno, che si dividono in sedimenti impuri, impurità feroci e anime antiche. Poi abbiamo, andando avanti, le abilità che possiamo andare a equipaggiare nei due set, ne abbiamo una sola al momento, i cimeli che recuperiamo in due slot, possiamo usarne due, qua al momento non ne abbiamo. La collezione con tutte le azioni che abbiamo, quindi il nuoto, le varie cose, le abilità, ci mette un riassunto di tutto, le note con la lettera che abbiamo recuperato e la mappa di gioco. La cosa che io mi domando è che è chiaro che l'ambientazione è simile a un Souls. Ok, ho preso la scheggia di amuleto. Il gioco ricorda, vabbè, le meccaniche già viste, come ho detto, in Dead Cells o in Hollow Knight, ma è anche vero che comunque continua ad essere associato a un genere Souls, ma non lo so, non so se prendermela col fatto che vengano definiti generi Souls-like o se prendermela per il fatto che non inventino qualcosa di originale, anche se credo, come ho già detto più volte, inventare qualcosa di originale è difficile. Questo è il punto di sosta, puoi registrare i tuoi progressi e riposare, che permetterà di recuperare punti vita, numero di cariche, abilità e preghiere, tuttavia gli impuri immortali che sconfitto riappariranno, sì, ma confido di non tornare indietro. Ecco, queste meccaniche che sono sempre uguali, insomma. Ok, vedete che qua abbiamo le abilità che non abbiamo. Abbiamo il viaggio rapido per spostarci in altre panchine che abbiamo già sbloccato. La possibilità di potenziare, ma in questo caso andiamo a fare un save e poi ripartiamo sempre in compagnia del nostro amico cavaliere impuro che ci dà una mano. Leggi. Alcuni mantengono il senno anche dopo essere diventati impuri, e la condizione peggiore di tutte, dato che mantenere la coscienza significa subire un eterno tormento. L'unica salvezza per chi è divenuto impuro è il miracolo delle bianche vestali. Siamo noi, immagino, ma vabbè. Intanto interagiamo col tasto V, tiriamo la leva, che non so cosa abbia fatto, ma andiamo avanti.
La cosa che dico subito prima di arrivare alla fine del video, insomma, è che questo è un gioco che sicuramente è valido, complice anche il fatto comunque, a testimonianza, che il gioco ha preso delle buone recensioni, ed è, secondo me, sarà un acquisto comunque obbligato, da parte di tutti quelli che sono fan di questi generi. Quindi si va piuttosto sul sicuro. Diciamo che a sviluppare giochi del genere gli sviluppatori sono sempre abbastanza tranquilli perché seguaci ce ne sono sempre di questo genere. Se vi viene voglia di qualcosa magari di molto oscuro, senza il fatto di avere una grafica, un combattimento tedioso in 3D, questa può essere sicuramente una buona alternativa, così come anche se avete amato Dead Cells, ve lo siete finito. Questo è un altro. Io poi non sono uno di quei giocatori che si è spolpato Hollow Knight, Dead Cells, Stolen Sanctuary, quindi. Però non è il primo titolo che è uscito anche. Adesso non ricordo, mannaggia, come si chiama quel gioco. Era tipo Bloodlines o qualcosa simile a questo, un po' più stile nipponico, un po' più orientaleggiante. Però qua ha preso il pattern, il fatto che comunque il mostro salta. Devo ancora abituarmi bene ai tasti, devo dire. Vabbè, intanto quello lo lasciamo lì e non voglio andare a perdermi via. Questo è ostico, ma. Poi il gioco è pieno di segreti, così come anche di trappole. Ok. Non ho capito cosa fanno queste, ma probabilmente magari ci sarà un'abilità in grado di romperle quelle casse. Ipotizzo, Lì c'è un nemico che potrebbe darci molto fastidio. Ok. C'è l'uscita di là, quindi andiamo verso la porta, ma la porta non si apre, la buttiamo giù. Mi scusi, aia. Ok. Abbiamo ancora soltanto una cura. Ok, questa non riusciamo ad abbatterla. Perché? Perché dovremmo fare qualcosa, ci sarà una leva o qualcosa. Infatti, eccola qui. Sente il rumore. Lontano di una porta che si apre. Perfetto, andiamo avanti di qua. It's a boss. Boia mondo! Ok. Boia, via, 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 via. Bisogna subito saltare via quando fa quella cosa lì. Amuleto. Puntività massimo più 5, ok. Abbiamo tirato la leva, adesso credo sia arrivato il momento di tornare indietro, facendo però attenzione ai mostri perché non possiamo più morire, la vita è quasi finita e soprattutto non abbiamo più pozioni magiche e siamo morti proprio in questo momento comunque. E così finisce e così ricomincia. La nostra avventura. La leva lì dovremmo averla già tirata, credo. Sì, infatti. È da vedere adesso se si sono rigenerati i mostri. Direi di sì. Quindi con rinnovata ferocia cerchiamo di ucciderli tutti. Abbiamo recuperato tutte le cariche. Qua c'è il trucchetto. No, il trucchetto un par di balle. Sì, restando proprio sul bordo riusciamo a impalarlo direttamente da lontano. Allora, vediamo un attimo. Tre colpi e muore. Nuovo livello. Abbiamo livellato. Ok, si deve salire di qua. Ok, ahia, non ci rende qui invisibili la capriola, quindi invisibili, invulnerabili la capriola, quindi
dobbiamo fare attenzione. Continuo a sbagliare i tasti, eh. Non è semplicissimo da PC, non da PC, da mouse e tastiera più che altro. Sto cercando di rimandare il più possibile la fiaschetta, perché mi sono trovato a consumarle troppo spesso prima. Fortunatamente adesso ho sbagliato tasto e sono riuscito a fare la schivata come si deve. Comunque il salto e il colpo è, a quanto ho capito, piuttosto incentivato. Comunque possiamo andare avanti. Non so adesso se sia cambiato qualcosa effettivamente essendo livellati. Siamo livello 2. La forza è aumentata. E le preghiere di disponibilità su 3 sì che sono le cure alla fine. Poi non si può neanche dire che il gioco abbia una profondità pazzesca, perché alla fine c'è il livellamento classico. Quello che ci si gode di questo gioco sono queste ambientazioni, questi fondali disegnati così bene. La sua impurità è forte, sta molto attenta. Per proteggere... Distruggi. Boss. Mamma mia, sono un pirla. Sono morto molto stupidamente, ma adesso torniamo indietro e rifacciamo tutto. Cerchiamo di battere la boss di nuovo, dai. La facciamo in modo meno stupido di quello che ho fatto. Cercando magari di tornarla correndo un po', cercando di schivare dove è possibile i nemici che cercano di farci la pelle. Aia, questa non ci voleva. Devo farlo arrivare da me. Ok, così, esattamente così. Ok, no, comunque sì, musica veramente bella. Il fatto comunque che la schivata non ci, diciamo, mette al riparo da colpi nemici è molto, una scelta molto tattica, molto difficile. Perché non possiamo più rotolare ad cazzo, ma la schivata deve proprio fisicamente passare a lato del nemico. E se il nemico... Scusami, ma ho un Gopressa. Devo andare a fare il boss, mi spiace. Ma posso andare anche di qua, no? Non sono obbligato a passare di là. No, è un paio di palle. Ok, questa l'abbiamo fatta. No, c'era il boss, ma non c'era il... C'era nient'altro. Aia, curati. Non ce l'ho fatta. Niente, continuiamo. Non so se effettivamente mi abbia dato un malus o qualcosa, però sicuramente... Sì, sono un pirla, scusate, ma devo risalvare perché ho usato una cura per niente. Ok. Sicuramente qualcosa perdi nella morte. Qualche valuta, qualche unità, insomma. Però vabbè. Il boss non dovrebbe essere troppo difficile, sono io che sono un baluba, quindi adesso cerchiamo di fare le cose come si deve. Bello che col fatto che comunque che il cavaliere attacca, noi rimaniamo a mezz'aria. Poi sono un pirla io che rotolo per niente. Ok, ottimo. Ok. E non dobbiamo andare giù, adesso è sbagliata strada. Bella la schivata aerea che ha fatto.
Ok, adesso si va di là. La porta aperta era lì. Molto bene. Molto bene. Via. Boss. Che bello. Sentite? Non so se li sentite. Ci sono le gocce di pioggia e la musica sotto. Salvo qui, andiamo. Cioè non ho salvato prima e quindi mi sono perso, mi sono dovuto rifare tutto il... Vabbè, intanto la discorso l'abbiamo già fatto, quindi cerchiamo di fargli il paiolo. Non sembrava neanche male come azione quella che abbiamo fatto. Anche perché ci sta sdrumando, ma... Ah, curati, curati. Ottimo. Ok. Sembra anche un po' stupido dire la verità. Ok. E non è finita allora. Fuggi, 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 curati, curati. Curati. Ok. Ok. Curati. Ok. Stargli davanti non è neanche così malaccio, è quasi meglio che stare dietro perché riusciamo a schivare meglio i colpi, fuggendo dalla manata che dà. Adesso qua ho fatto io lo sbaglio e non ho più cure. Ok. Mamma mia, nuovo livello. Non ci avreste scommesso 1 euro, io lo so, ragazzi. Z tocca e qua andiamo a vedere le peculiarità. La peculiarità di questo titolo è il fatto di andare a prendere qualcosa dal boss. Ammiravo molto la bianca vestale della sorgente, la nostra unica speranza contro gli impuri immortali. Forte e gentile, il suo sorriso era sempre luminoso, nonostante il tremendo compito. Venni a sapere da una lettera di mia sorella che la Vestale non godeva di buona salute. Il peso della purificazione si stava facendo sempre più gravoso. In cuor mio non riuscivo a gioire per una pace dovuta soltanto al suo sacrificio. Per di più, non riuscivo a perdonarmi di non poterla rimanere accanto come guardiana. D'altronde era stata mia sorella a essere scelta per accompagnarla, non io. L'unico sollievo per il mio animo era una bimba solare di nome Lily, che le somigliava. Un giorno sarebbe diventata una vestale a sua volta e volevo proteggerla, almeno ora. Fu allora che cominciò a piovere. Sentì qualcuno cacciare urla agghiaccianti. La guardiana capo la chiamò Necropioggia. Nascosi Lily qui dentro e sfoderai la mia arma. Da allora la pioggia non smise più di cadere. Ah, siamo in sintesi, siamo noi che ci hanno messo qua dentro. Sigrid, la guardiana, brandisce l'arma colpendo attorno a sé l'abilità secondaria in un tempo di ricarica e un numero di cariche, ma è possibile combinarle con altre abilità. Sigrid rimase nella chiesa per proteggere Lily, la bianca vestale, ma cadde in preda alla follia in seguito a una battaglia interminabile. A terra, ZZ. Raggiunge il terzo maggiore mezz'aria. Ah, ok. Grazie alla forza della Sigrid, la guardiana può compiere un doppio salto premendo Z. Ah, bello! Abbiamo fatto, preso il doppio salto. Hai purificato la coscienza di questo essere prigioniero in purità. Nei suoi ricordi ti è chiamata Lily. Per
deve essere il tuo nome. Se riuscissimo a ripercorrere i ricordi degli impuri che avevano forti legami con te, forse potresti riuscire a rammentare qualcosa. Va bene? Potrebbe farti male, ma riesci a muoverti? Sì. Doppio salto. Diamo un'occhiata. Non abbiamo l'abilità adesso la guardiana. Ah, ok, ci serve un punto di sosta in sintesi. Quindi vabbè, usciamo di qua. Tanto doppio salto non è male. Anche se che bella la parrocchia bianca. Bene. Tutto bene. Non esagerare, riposiamoci un attimo. Ok, andiamo a vedere adesso come ultima cosa come funziona la sistemazione delle nuove abilità. Attività, ok, abilità, la prendo e la posiziono qui. Ok, che sono di livello 1, quindi sono livellabili. Cariche 13. Ah, ok, si ricaricano poi una volta di nuovo arrivati qui. Quindi tecnicamente io X attacco con S e faccio questa roba qui. Quindi compare la guardiana che abbiamo ucciso prima che fa questa cosa. E vedete che ha 12 cariche. Lo faccio un'altra volta e ne ho 11 e si ricarica dopo tot tempo. Se vado a riposare e mi rialzo dovrebbe tornare a 13. Infatti. Ok. È molto interessante questa cosa. Allora, io vi dico, graficamente è molto carino, livello sonoro pazzesco. 24,99 può costare troppo? Dipende. Se siete degli appassionati, volete una storia, volete un'immersione comunque con un fondale disegnato molto bene e un attimo sonoro, come ho già detto, e siete dei fan di giochi Souls-like misti a altri tipo Dead Cells, Hollow Knight, Salt and Sanctuary, insomma, dei Castlevania. Questo può essere il gioco che fa per voi. Spero di avervi fatto cosa gradita ad avervelo portato qua sul canale. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Come al solito, alla prossima e ciao ciao!